Perugia, capitale dell'architettura per 3 giorni. Si è chiusa domenica nel capoluogo umbro la quarta edizione di FestArch, il Festival Internazionale dell'Architettura organizzato dalla rivista Abitare, che raduna ogni anno designer e progettisti da tutto il mondo. Tema del 2012 è stato la città nelle città, ovvero come immaginare lo sviluppo delle metropoli mantenendo alta l'attenzione sulla vivibilità urbana e sulla sostenibilità ambientale. Decine di eventi e convegni per parlare di recupero degli edifici abbandonati, di città informali e di riuso. Ecco allora che il simbolo della manifestazione è un container convertito ad abitazione a 2 piani, con tanto di terrazzo e impluvium per la raccolta dell'acqua sul tetto. Non dobbiamo pensare che bisogna bloccare lo sviluppo delle città, bloccare l'attività dell'architettura, bloccare l'attività edilizia, ma semplicemente riorientarla attraverso costruzioni, interventi di recupero, riuso, ridestinazione, sostituzione dentro nei confini attuali delle città. Il titolo di questa città nelle città è un po' questo. Vogliamo che le città si rigenerino, creando nuovi ambienti, più tra l'altro utili e capaci di rispondere alle domande dei cittadini. Vogliamo che le città, come dire, riempiano i vuoti lasciati dall'abbandono, dalla dismissione, dalla crisi economica. Protagonista di FestArch è una nuova generazione di architetti, soprattutto internazionali, arrivati in Italia per raccontare come stanno cambiando le città straniere, da Mosca a Tirana, passando per le megalopoli dell'estremo oriente. Sul tema della riqualificazione degli edifici si sono tenuti diversi workshop che hanno visto collaborare studenti di architettura stranieri insieme a giovani promesse italiane. Un appuntamento che ha puntato l'attenzione in particolare sui modelli di sviluppo nei paesi emergenti. Tema di cui hanno parlato anche gli esperti dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. FestArch non si ferma a Perugia, ma proseguirà nei prossimi mesi. Sarà presente infatti in molte altre manifestazioni anche all'estero. Il primo appuntamento in ordine di tempo è a settembre a Terni con FestArch Lab, poi sarà la volta di Pechino con la Beijing Design Week e infine a Milano in occasione del MedExpo dal 17 al 20 ottobre.